bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero stiate tutti bene. Quest'oggi siamo qui per un nuovo video spesa che dopo un sacco di tempo sono tornata a fare da Lidl. Questa mattina avevo bisogno, veramente una necessità incredibile, di fare un pochino di scorta per quanto riguardava appunto gli alimentari. Ne ho approfittato avendo il frigo mezzo vuoto per dargli una bella ripulita, è venuto bello splendido, splendente, e quindi era l'occasione buona appunto per andare a vedere, soprattutto prima sui volantini online, quali supermercati discount nelle vicinanze avessero dei prezzi più vantaggiosi. Ho scoperto un sacco di offerte da Lidl e quindi è lì che sono andata. Ho da farvi vedere un bel po' di cosine, sono comunque soddisfatta della mia spesa. Ho soltanto, quante volte dico, due cose che invece ho acquistato casualmente al di più, perché da Lidl non avevo trovato nulla di vegetariano. Siccome questa sera vorrei fare i broccoli, o comunque ho comprato le coste di bietola che adesso vi faccio vedere, non avevo diciamo la base per quelli che sono i miei pasti vegetariani, e quindi ne ho approfittato, sono passata dal di più, ho trovato i burger vegetariani che poi vi faccio vedere, quindi sono le uniche due cose che non ho preso da Lidl. Da Lidl avevano tantissime offerte, anche se non soprattutto riguardanti il periodo di Natale, quindi io vi ho preso comunque il volantino. Cioè mi sono presa il volantino per tenermi queste offerte di riferimento, visto che tutto quello che andrò a mostrarvi iniziava il 4 di dicembre e si prolunga fino al 10-12, quindi avete tutto il 10 dicembre, avete tutto il tempo per andare anche voi ad approfittare di tantissime offerte. Ripeto, quello che ho preso era quello di cui necessitavo di più, ma voglio tornarci per appunto andare a prendere anche tutti i prodotti dedicati al Natale, in particolare quelli alimentari. Poi c'erano anche lucine, c'era un po' di tutto, però mi interessavano soprattutto gli alimentari. Questo me lo terrò appunto da conto per poi controllarlo nei prossimi giorni. Direi che sto già chiacchierando troppo, iniziamo a farvi vedere tutta la mia spesa. Ho speso in totale 31,19 euro. Direi che vi faccio vedere tutto, perché non ho ancora, cioè in realtà una piccola merenda l'ho già fatta, però vi faccio vedere di che cosa si tratta, e per il resto tutto qui davanti a me. Partiamo dalle verdure. Allora, come vi dicevo, già nei broccoli che ho comprato nei giorni scorsi da Basco, avevo preso sempre da Basco anche un chilo di carote, quindi andrò a fare nelle prossime giornate del misto di verdure, ma ne ho approfittato per comprare anche qualcosa che posso cucinare, come appunto le coste di bietola che ora vi faccio vedere, e poi riscaldare magari con un filo d'olio, un po' di aglio, quindi anche quando torno a casa tardi. Ora saranno un paio di settimane, una ventina di giorni belle intense dal punto di vista lavorativo, e quindi ho cercato di portarmi avanti per poi appunto trovarmi le cene pronte. Le coste erano in offerta a 95 centesimi al chilo, io ho speso 81 centesimi e sono loro. Ne ho prese due mazzetti, tra l'altro erano molto belle, e per belle intendo proprio le foglie, quindi in modo da riuscire a non sprecare nulla, perché a volte trovo delle coste o un pochino mangiucchiate, un pochino rovinate, magari in alcuni punti già appassite per il frigo troppo alto o comunque per i vari spostamenti. Invece queste erano bellissime, non troppo grosse, infatti ne ho prese due da poter cuocere e poi consumare in due modi diversi, ecco, non soltanto come contorno. Queste abbiamo detto 81 centesimi. Poi ho preso una confezione di pomodorini, pomodori ciliegini, che ho pagato 1,99 euro. Anche di questi eravamo rimasti senza, abbiamo fatto a pranzo delle piadine, voi questo video penso lo vedrete tra un paio di giorni, comunque appunto con le offerte ancora tutte valide fino al 10 dicembre. Dicevo che oggi abbiamo fatto le piadine, quindi abbiamo terminato i pomodorini e ne ho approfittato per prendere loro. Poi ho pasta, ho di tutto e di più, ma direi di continuare con quello che ho qui davanti, almeno non facciamo confusione. Ho comprato i carciofi a spicchi, che nel formato XXL erano in una parte diciamo di ultimi pezzi, comunque reparto occasioni, sconti un po' più particolari, all'interno appunto di una delle corsie della Baresa, credo fossero di qualche promozione fa. Ho trovato appunto i carciofi a spicchi sott'olio in formato XXL che ho pagato solo 1,99 euro. Io, non andando da Lidl da un po' di tempo, non vi so dire se c'erano delle offerte speciali con i formati grandi, penso di sì, ma ripeto, ora questi mi fanno gola perché io adoro i carciofi, lo sapete, tanto più sott'olio, li mangio adesso anche sulle bruschette, se facciamo la pizza a casa, insomma, cose buonissime da mangiare poi anche da soli, e era da un sacco di tempo che non li compravo oltretutto. Poi ho preso due sughi pronti, qua li chiama pesto, ma per me pesto è soltanto quello genovese, comunque sempre della marca Baresa, 99 centesimi, c'erano tutte le versioni del pesto con le noci, quindi ho preso pesto, ricotta e noci,
che è lui, non con le noci per forza. Questo, allora, questo è quello che rimane un pochettino più scuro. E poi quello alla calabrese, intendevo dire quello che ha comunque un po' di ricotta. So che c'era scritto pesti con, non noci, ma con ricotta, entrambi. Questo è quello a base di peperoni che a me piace tantissimo. Questi della Baresa li ho già mangiati un sacco di volte. Buoni anche quelli di Eurospin o di MD, ma secondo me questi di questa marca sono senza dubbio migliori. 99 centesimi appunto in offerta. Tante cose ci sono a 99 centesimi, ora ve le continuo a far vedere. A 1,69 euro ho preso invece una confezione da 6 uova fresche. Era l'ultima scatola di uova allevate all'aperto. Lo sapete, ve l'ho già ripetuto 1000 volte, io le compro solo ed esclusivamente allevate all'aperto e non a terra. Ed era l'ultima scatola, non c'era nemmeno il prezzo, ho guardato che non fossero distrutte magari, perché nella delicatezza poteva essere l'ultima anche magari caduta, per quello che ne sappiamo, e invece sono integre, quindi le ho prese a prescindere dal prezzo e poi ho visto che costavano 1,69 euro. 99 centesimi. Cominciamo dai grissini. Allora, ho preso questi qua della marca Certosa, grissini arrotolati all'olio extravergine di oliva e olio di oliva. Va bene, questo è quanto. Allora, è una confezione da 200 grammi, quindi non sono tantissimi, però i grissini non ne avevo più. Gli ultimi avevo mangiato quelli che avevo trovato all'interno della Degustabox, quelli della Roberto, molto buoni. Però il grissino è quella cosa, oltre al crackers, che lo sapete, non deve mai mancare, noi la mangiamo sempre, quindi indipendentemente dal pane, a me piacciono cose croccanti e quindi li ho comprati. Questi sono semplicissimi, tanto da averli nella dispensa. Sempre a 99 centesimi, tanto da averle nella dispensa, una confezione di patatine della marca Snack Day. Queste sono quelle classiche, la confezione è da 300 grammi, quindi anche un pacco importante. Lo sapete, io non vado matta per le patatine, se devo prenderle mi piacciono ad esempio più le tortillas piuttosto che qualcosa di piccante o formaggioso. Le classiche, così dovessi dirvi che ogni tanto mi viene voglia, vi direi una bugia, però le volevo avere anche per quelle serate che magari viene qualcuno a casa o viene Matilde, oppure anche io e Mattia ci guardiamo un film. Non mi piacciono i popcorn, quindi quella è l'unica occasione nella quale potrei consumare le patatine classiche. Poi per 99 centesimi mi pare che a prezzo pieno venissero 1,49 se non sbaglio. Le ho prese, tra l'altro la marca Snack Day fa dei prodotti secondo me buonissimi. Continuo con un altro prodotto della Certosa, sempre a 99 centesimi. Trovate le fette biscottate ai cereali, appunto scontate, confezioni da 4 fette biscottate ognuna. Queste le mangia prevalentemente Mattia, ci fa colazione con la marmellata e sono buone, senza olio di palma. Lo sapete che quando devo scegliere qualcosa che sia per la colazione, ma in generale biscotti e fette biscottate, è sempre con i cereali, quindi mai quelle dorate, quelle classiche, le integrali dipende, però con quelle invece si va sul sicuro per quello che riguarda appunto le nostre colazioni con i cereali. Poi stessa marca, sempre 99 centesimi, crackers con riso soffiato. Sto facendo un po' miscuglio di grissini, fette biscottate, ma vabbè, quello è sempre il reparto. 100% riso italiano con lievito madre, e ho comprato questi. Questi sono i crackers, quelli classici, a differenza di, cioè classici con riso soffiato, a differenza di quelli o salati in superficie o il cracker semplice. A me piace un sacco quello che ha il riso soffiato. Sono un amante di farri soffiati, risi soffiati, e quindi mi fa piacere trovarli anche sopra ai crackers. Continuando con i crackers, ho preso un prodotto che dice prodotto novità, sicuramente lo è per qualcuno, ma io li ho già acquistati. Della Doria ho preso i cracker semplicissimi, che adesso vi dico quanto li ho pagati perché erano sempre scontati, ma mi sembra 1,59 euro. 1,59 euro, sì. Ho preso di nuovo il verdure semi, 100% farina integrale con spinaci e semi tostati di Teff. Qualcuna di voi, nell'ultimo video in cui sono apparsi questi crackers, mi aveva detto che cosa fossero i semi di Teff. Io poi ero andata a leggerlo su Google. Posso assicurarvi che questi sono buonissimi. Allora, se volete un crackers corposo e soprattutto gustoso, quindi io lo mangio prevalentemente da solo, come spezzafame, come
pranzo sostitutivo quando non ho avuto tempo, sono in giro, non faccio pause e così via. Mi piace perché comunque quel poco però mi sazia, lo sento ricco, sento le verdure, lo spinacio, quindi mi è piaciuto un sacco appunto da consumare così. Buono anche messo insieme all'insalatone, mangiato come in accompagnamento alle verdure e ai formaggi, però ha un gusto molto forte, quindi secondo me il suo meglio lo dà, ecco, da solo, per mio modesto parere. Poi qui abbiamo un po' di pasta e di riso. Allora, partiamo con il riso. Della marca Carosio ho preso il riso parboiled, ideale da gustare con verdure, carne, pesce e pollame, cuoce in 16 minuti, chicco allungato. È una confezione da 1 kg di riso coltivato in Italia. L'ho pagato solo 1,99 euro. Allora, riso che io faccio prevalentemente per farci le insalate di riso. Noi comunque il riso freddo lo mangiamo anche durante l'estate, durante l'inverno, non prettamente in estate, soprattutto se me lo porto al lavoro, ho bisogno appunto di qualcosa che non necessita di essere scaldato. Stesso discorso per quanto riguarda il riso che vado ad aggiungere alle zuppe e alle minestre. Lo so che ci sono ovviamente diverse tipologie di riso a seconda delle ricette che si fanno, ma io usando più o meno uno o due risi per fare un po' tutto, cerco quello più classico, ecco, senza grosse. Non prendo quello adatto ai risotti che poi mi scuoce, quindi vado a di questo che va benissimo e appunto va bene un po' per tutto. L'ho pagato in offerta 1,99 euro, lo avevo finito e questo lo vado a travasare nel mio bellissimo vaso di vetro fatto a cactus. Pasta, allora la pasta era tutta in offerta, quella del marchio Barilla. Ne ho fatta un pochino di scorta. Ho comprato tutti i pacchi perché erano solo scontati, cioè c'era proprio solo il formato da 1 kg. Sicuramente ci durerà tanto. Io prendo sempre mezzo chilo, però tutte le cose che trovavo non erano di grano italiano. Ovviamente vado a cercare esclusivamente il grano 100% italiano e quindi ho trovato la Barilla, ben venga. A 1,39 euro la confezione, ho comprato un pacco di spaghetti numero 5. Pasta lunga, non la vedete mai all'interno dei miei video perché io e Mattia adoriamo la pasta corta, però ho pensato alle prossime festività, ho pensato se vengono i miei, se facciamo un sugo di pesce o comunque qualcosa che stia bene con la pasta lunga, almeno ho gli spaghetti, poi 1 chilo tanto meglio, 1,39 euro. Parlando appunto di pasta corta, ho preso sia i fusilli, questi qui, sempre allo stesso prezzo. Questi sono il numero 98, grani selezionati 100% italiani, al dente per 11 minuti. E poi ho preso anche 1 chilo di penne rigate, numero 70. Gli altri formati posso dirvi che fossero i tortiglioni, forse basta? Non mi ricordo. Le farfalle sicuramente non c'erano perché è un'altra pasta che altrimenti avrei comprato. Tortiglioni senza dubbio, l'altro non so che cosa fosse. Comunque ne ho fatto un po' di scorta, 3 kg di pasta sicuramente. Andremo avanti per un po'. Poi passiamo alle cose da frigo. Anzi no, vi faccio vedere l'unica cosa che non è alimentari. In offerta per quelli che è il trimestre antinflazione, io ho visto un po' di pubblicità in TV e poi l'ho visto scritta all'interno di Lidl, in offerta trovate questi, quindi scontati, diciamo con un prezzo che si prolungherà, da come ho capito, oltre al 10 di dicembre, quindi proprio un prezzo un po' dei 3 mesi. I panni, quindi le salviettine per Maggie, queste sono profumate al talco, ve le ho fatte vedere un sacco di volte, sicuramente sono in un formato più grande rispetto alle salviettine classiche, 1,65 euro, mi sembra che costassero 10 o 20 centesimi di più, niente di così stravolgente, però sono 40 e comunque essendo più grandi io uso quelle che prendo da Arcaplanet, un pochettino più piccole per ripulire le zampe, comunque quando torniamo dalle nostre passeggiate, queste se va a conciarsi in una maniera pazzesca, ora che piove nel fango, comunque sempre molto spesso libera, sono quelle più comode perché riesco a pulirla tutta, essendo comunque un cane di taglia grande, e 1,65 euro rispetto ai 4-5 euro che pago, quelle di Arcaplanet vanno benissimo. Poi dicevo altre cose da frigo che ho qui, ma l'unica cosa che ho già aperto, colpa mia, Mattia ne ha mangiato uno solo, io quasi metà confezione, ho comprato i Nippon. Ragazze, questi a che prezzi sono arrivati? Li ho pagati 1,45 euro, non li compro da un sacco di tempo, non li compro perché io quando li comincio poi li finisco molto rapidamente, però sono buonissimi. I Nippon erano, diciamo, una cosa tipo la sottomarca tanti anni fa, costavano 99 centesimi e quando erano in offerta ancora meno. Li ho pagati un sacco, cioè un sacco, non è 1,45 euro, però rispetto al prezzo di partenza, ma quanto sono buoni! Quanto sono buoni questo riso soffiato ricoperto di cioccolato, potrei mangiarli tutti i giorni. Come vi dicevo, vediamo gli ultimi prodotti.
sono accorta ora che sono riuscita a tagliare la confezione di sottilette. Per fortuna la sottiletta sotto no, secondo me si è incastrata nel carrello mentre stavo riempendo il rullo della cassa. Vabbè, comunque, della Milbona a 99 centesimi, burger formaggio fuso al cheddar, 10 fette. Queste sì, le usiamo nei panini per hamburger che facciamo a casa, ma anche banalmente nelle minestrine, lo vado a sciogliere, quindi non ne avevo più, l'ho preso volentieri. Le ultime che avevo comprato le avevo prese al parmigiano reggiano, mi sembra da Basco, che ero con mia mamma, le abbiamo finite ed erano buonissime. Poi della marca Merivio ho preso la crescenza che era in offerta, mi pare a 2,29 euro. O 2,25, ve lo dico, 2,25 euro, solo latte italiano, 320 grammi. Non è poco, non è insomma un prezzo vantaggiosissimo, però il formato comunque da più di 3 etti, quindi può andare bene. Avevo voglia proprio di crescenza e quindi l'ho presa. Poi a 89 centesimi, e ne ho presi due confezioni, della marca Nonna Mia, ho preso i tortelloni ricotta e spinaci. Questi sono i tortelloni in questione, avevano un bel po' di paste ripiene in offerta, 89 centesimi, è un ottimo prezzo, e posso dirvi che questa tipologia di pasta e questa marca è molto buona, veramente, rispetto ad altre paste ripiene che magari compro da Lidl, ma anche a volte di marche più conosciute, ora tolta Giovanni Rana, però mi è capitato di prendere altre marche anche rinomate e di non trovarci sufficientemente ripieno, più che altro. Questi, se riuscite, penso di sì, a vederli, hanno la pasta molto sottile ed effettivamente sono davvero gustosi. Ricotta e spinaci con uova d'allevamento a terra, ma quello l'abbiamo già detto che non si trovano mai all'aperto, 250 grammi a confezione. Poi l'ultima cosa che vi faccio vedere da Lidl e poi vi faccio vedere le due cose prese invece da Di Più, è vuota, ma non li abbiamo già mangiati tutti, li ho messi in freezer. Ho voluto prendere questi gelatini, allora, della Gelatelli Mini Sticks Double Caramel, sono 6 pezzi e sono questi. Intanto li ho pagati 2,89 euro, per me è una novità, non credo che sia una novità di Lidl, devo essere sincera. Quanti video vedete con all'interno dei gelati? Niente, perché a me il gelato non è che mi fa così tanto piacere mangiarlo a casa, mi piace mangiare quello artigianale quando andiamo in giro nelle nostre gelaterie preferite, però in casa non ho questa necessità. Mi andavano, invece mi hanno ispirato a vederle in foto, ovviamente parliamo di cioccolato fondente, ricorda un po' il Magnum Double Caramel, poi c'era il chocolate, mamma mia quanto erano buoni, con appunto il doppio strato di cioccolato e poi uno di caramello morbido, ecco, cremoso. Vi farò sapere come saranno, ovviamente parliamo di gelatini mini. Al Di Più, come vi ho detto, sono passata giusto per vedere al volo se avesse delle offerte interessanti, è un supermercato dove non vado mai, non so se voi avete preferenze, se magari riesco a fare una bella spesa lì, se vi interessa vedere anche un video fatemelo sapere. Della Verde Amore sono stata contenta di trovare entrambe queste due varianti di burger scontate, le ho pagate 1,99 euro a confezione, ho preso i veggie burger alle melanzane e questa è una variante che a me piace tanto, tipo mangiata con il cavolo oppure con i crauti, con un po' di senape, perché è molto gustosa, molto saporita avendo le melanzane, e poi mini burger agli spinaci. Entrambe sono vegan, senza olio di palma, fonte di proteine. Questi sono i burger, diciamo, classici che vediamo un po' ovunque, Eurospin, Lidl, però a 1,99 euro è un ottimo prezzo, penso che saranno buoni entrambi e tornerò da Di Più per vedere anche altre cosine, perché ne venivo fuori da Lidl e quindi sono passata semplicemente al volo a prendere quelli. Direi che siamo arrivati alla fine del nostro video, ora vado a leggermi se ci sono delle altre offerte interessanti che posso andare, delle quali posso andare ad approfittare nei prossimi giorni. Spero che questo video, come al solito, possa tornarvi utile per le vostre spese. Vi aspetto giù sotto nei commenti, vi mando un bacio e vi auguro una buona giornata. A presto, ciao!